Alessia Ginevra dall'Istituto Canossiano di Feltre presentano il prossimo progetto. Ciao a tutti e benvenuti alla quarta edizione del premio Giorgio Gaber per le nuove generazioni. Prima di introdurre il prossimo progetto è necessario fare alcune precisazioni. La prima riguarda i telefoni cellulari che, come sapete, sono proibiti durante le attività. L'altra è relativa allo spirito del premio, che prevede educazione e rispetto. Quindi vi chiediamo di tenere il giusto silenzio durante la presentazione scenica del lavoro dei nostri amici di Albano Laziale. Ricordiamoci anche che il lavoro che stiamo per vedere sarà oggetto di un incontro che avrà luogo nel pomeriggio e che sarebbe carino nei confronti dei ragazzi di Albano Laziale. Potrete lasciare loro alcuni commenti nell'apposito forum all'interno del sito del premio. Infine, prima di passare la parola ad Alessia, una nota relativa alla sicurezza. In caso di necessità, le uscite di sicurezza sono poste ai due lati della sala, una in fondo sulla sinistra ed una accanto al palco sulla destra. In ogni caso, facciamo sempre riferimento al personale del premio e ai nostri insegnanti. Per la sezione teatro, in rappresentanza della Regione Lazio, d'Albano Laziale Roma, i ragazzi del Liceo Classico Foscolo presentano il progetto Odisseo, Odissea. La referente del progetto è la professoressa Gabriella Sergi, mentre l'operatore esterno è Sonia Ferrarotti. Il tema del progetto è il viaggio. Viaggio di persone, di idee, di emozioni, viaggio lungo o viaggio corto, viaggio a piedi, viaggio con la mente. Il nostro viaggio, il viaggio di chi è alla ricerca non di un risultato, ma di una strada. Andremo, iennete, miusa, poliutropon, osmala polla, latte, ne pedro, yes, e i rom, tolietro, ne persen. Morre, mio muropon, dell'eroe multiforme, che non è gnome, che tanto vagò, polla, dopo che ti strusse la rocca sacra di Troia, di molti uomini vide le città, e conobbe Tessie, molti dolori patì, sul mare, nell'animo suo, per acquistare a sé la vita, e il ritorno ai compagni. Ma i compagni, neanche così di salvoso, pur volendo. Quella loro entità si perdette, stolti, che mangiarono i buoi del suo imperione. E gli tolse il diterino. Racconta qualcosa anche a noi, o te, figlia di Zeus. Tutti gli altri che scamparono dalla ripida morte erano a caso, sfuggiti alla guerra e dal mare. Solo lui, che bramava il ritorno e la moglie, lo tratteneva unito con sé. Calisto, chiara tra le dee nelle cave salute, vogliosa d'averlo marito. E quanto è tanto di poco, col volgere degli anni, nel quale gli dei stabilirono che a casa tornasse, ad Itaca, neanche allora, fu salvo da lotti, persino tra i suoi. Gli dei ne avevano tutti pietà, ma non Poseidone. Furiosamente, egli fu collera con Odisseo. Thank you.
Meno male che me l'hai detto, stavo per partire per Bombay. Sì, peccato che Lisbona sta da tutt'altra parte. Controlliamo gli orari. Allora, sono le 11:30. Bombay, 11:30. Mosca, mezzogiorno. Parigi. Non trovo Lisbona. Controlla tu con i tuoi occhi da elfo. Va bene. Allora, Parigi, mezzogiorno. Mosca, mezzogiorno e mezzo. Non c'è. Oh mio Dio, no, non c'è. Senti, proviamo a chiedere al controllore. Ah, ecco, scusi, controllore Eolo. Ci sa dire a che ora passa il treno per Lisbona? Lisbona? Sì, è passato alle 11:30. Ma sono ora le 11:30. Intendo alle 11:30 di ieri. Ieri! Ragazzi del 2013, no? Sempre distratti. Nel frattempo comunque potreste andare a far visita ad Arcidosso. Arcidosso. No, un momento, non abbiamo tutto questo tempo. Dobbiamo andare alla conferenza mondiale della forma bovina dello stato spongiforme del batteriofago T12. E cos'è? Non lo sappiamo nemmeno noi, ma ci sono un sacco di belle pollastre in camice bianco. Ragazzi del 2013, sempre a pensare alle fine. Non lo dica! Fiere internazionali della scienza. Ah, certo. Fiere. Va bene, io non ho tempo da perdere. Vado a trovare una bella fine. Non lo dica! Fine per il romanzo che sto scrivendo. Buon viaggio. Buon romanzo. Quindi... Allora... Insomma... Che facciamo? Non so, quello che vuoi fare tu. Certo, però... Potremmo almeno leggere questo opuscolo. Almeno per capire cos'è questa forma bovina dello stato spongiforme del batteriofago T12. Magari ci interessiamo alla scienza, allo studio delle piante, degli animali, del nostro corpo. E poi pensa, studieremo le stelle. E poi tutto l'universo! E poi tutto quello... Sì, certo il Venere. Mentre tu ti immergi nello studio degli uccellini, io vado a caccia di pollastre. Ma va! Nuntio vobis, magnum cum laudo, habemus papam, reverendissimo ac santissimum domin, imposit nomen suo Francesco. Francesco! Come il pupone! Dai, è Francesco come il pane. Se vede che è una persona semplice, che c'ha la comunicazione con noi del popolo. Che cosa? Non ho capito. La comunicazione! Forse voleva dire comunicazione. Oh, che me vuoi dire? Scusa, me lo voglio fino a mo'. Non davanti al pontice, eh. Oddio, c'hai ragione, scusa. Ma mi lasci stare, mica sono il papa, sta laggiù. Anfi, ti hai ragione, mica il papa. Deve scusare, sai, era un poco irabondo, io. Forse voleva dire irabondo. Oh, ma fino a mo', davanti a Francesco. Oddio, scusa, Francesco. Ma io non capisco perché tanto entusiasmo. Beh, perché è il Papa Novo, mica lo tireno su tutti i giorni, eh? Ogni morte dei Papa. Veramente non è morto nessun Papa. E c'ha ragione, perché si è dismesso. C'è ragione. Oh, però che se dismette in Papa, quando vuoi che succede, scusa?
ogni morte le baba. Per ora gliela state veramente tirando. Scusa, c'è un figlio. Scusami. Ci posso dire. Principessa Nausica, grandi problemi affliggono il suo regno. I pozzi sono prosciugati e non abbiamo più acqua. Oh, gentile ed umile umano, dov'è la questione? Potete prenderla dai miei bicchieri, sono sempre stracolmi d'acqua e continuano a riempirsi. Ma non abbiamo più le uova. Potete prenderla dalla mia credenza, è sempre piena. Ma le uova le fanno le galline. E di grazia, cosa sarebbero queste galline? Quegli animali con le ali che non possono volare. Oh, natura crudele, perché donare delle ali a chi non può battere il cielo? Mia amata, chi vi importuna, chi vi minaccia, chi attenta alla vostra preziosa vita? Lo prenderò, lo ucciderò, lo trafiggerò! Oh, signoria, calmatevi! Nessuno attenta alla vita della vostra amata. Sono le correnti che ci sono avverse. Maledette correnti, presentate sul campo di battaglia, vivi! Ma, mio cavaliere, non sono i nemici a mettere in campo questi disagi, è la natura. E se nel campo ci sono già disagi, combatteremo dall'altra parte. Fatevi sotto, codardi. Oh, come siete coraggioso, forte e valoroso. Promettetevi che nulla si metterà tra di noi. Nulla? Chi è questo nulla? Lo prenderò, lo trafiggerò, lo ucciderò! Lodopago, svegliati! Devi andare a scuola! Compito di geometria. Mamma, ma da quanto stiamo in macchina? Sono passate circa 6 ore. Mamma, fermati un attimo. Cioè, tu ti stai lamentando? È montata una tragedia greca. Mi hai sequestrato la mia tanta sospirata lezione di yoga e per di più ho speso metà del mio stipendio per il biglietto. E solo perché continuavi a blaterare, ne va della mia vita, ne va del mio futuro. E adesso ti lamenti? Sei un paradosso. Mamma, è diverso, è diverso. Tu non mi comprendi a fondo, sei di un'altra epoca. Oggi i giovani come me si divertono così. Mamma, ferma, ti faccio salire quella ragazza. Quale ragazza? Quella con la manetta dei tizi. Ok. Vieni, ciao. Buongiorno. Ciao. Grazie, se non mi avessi aiutato, sarei sicuramente arrivata in ritardo al concerto. Ma scherzi, ero in dovere. Arrivare tardi al concerto di Tizia è inammissibile. Oh mio Dio, anche tu sei stato lì? Certo! Ah! Ma tu dove stai seduta? Beh, io sono seduta sotto al palco, così potrò finalmente guardarmi negli occhi Tizio. È il mio sogno da sempre, sai. Beata te, se avessimo preso i biglietti prima, magari anch'io stavo seduta dove stava lei. Ma cosa ci trovate? È tutta musica commerciale, ai miei tempi. Cosa ci troviamo? Sono fantastici, hanno un talento naturale. Sì, ma a parte questo, ma li hai visti? Li hai visti? Sono da stupro. Ma come parli? Che meno male che fai liceo classico. Ma infatti ho imparato proprio da lì. Ad esempio Calypso, quanti se ne è fatti e se ne scelti pure bene. Sai che ti dico? Che ti ha convinto? Che ti scrivo il corso dopo quello di yoga, sul recupero mentale. La porta! Ah, questa deve essere Elena. Ehi, ciao Elena! Ciao, Menelao! Come va? Bene, bene. Buonasera, signora Rete. Buongiorno, Elena, come va? Tutto bene? Bene, sì, signora. E mamma come sta? Tutto bene, grazie. I tuoi fratelli? La scuola? Vuoi qualcosa? Il tè, i biscottini? Sì, la torta. E un capri con il miele? Sì, io non si preoccupi. Sicura? Sicura, sì, i biscottini? No, no, grazie. Per lì. Le cozze a pan bagnato? No, no, grazie. La Coca-Cola? No, grazie!
cena. Vieni Elena, ho preparato le diapositive per il viaggio. Ok, allora vediamo. No. Oddio! Quello è il Duomo di Firenze! Ma che Duomo di Firenze? È una chiesetta delle favelas, vuoi andare in Brasile? No. Sì, dai, su. No, ci voglio andare. Vabbè, andiamo avanti. Oh! L'Empire State Building! New York! New York! No, troppa gente e troppo caos. No. Vabbè. Oddio, Montevecchio! Sì, Firenze, arriviamo! Sì! Oh, ma manco una ce ne azzecchi. Ma che ponte vecchio? Questo è London Bridge, caspita. Ah, ci sta pure la lanciano, aspetta, non mi ricordo. Ah! Mentre attraversavo il London Bridge, un giorno senza sole. Ok, Londra, non vorrei che cominciassi a cartare le Jordi davanti a James Bond e alla regina. Oh, appunto, andiamo a Firenze, lì non c'è stata nessuna regina e poco posso fare figuracce. Ah, già sento l'odore della fiorentina, così dolce, quasi succosa. Niente, mia madre che sta preparando il coniglio da cacciatore. E poi basta, mi sono stancato, dai, andiamo a Firenze. Sì, grazie! Arrivo, padre! Padre? Sì. Ma che ha detto, padre? No, padre! Firenze, Firenze, oh! Allora, Elena, mi vuoi i biscottini? Posso uscire, mamma? No, ti ho detto che devi rimanere qua. Ti prego, mamma, non respiro. Arriva l'uomo nero. Ah, mamma, ma prendiamo l'aereo, noi siamo per sempre in Romania e non ci voglio rimanere per sempre. Che spinaggio, mi hanno fatto male. Oddio mio santo. Hai già sei l'unica restante, c'è altro che se me la fai. Aspetta un attimo. È gravissima. È il colpo di mia figlia. Mamma, ma non è vero. Non è vero. Che ci saranno? Già, ma perché non andiamo a Rimini? Costa poco e poi ci si arriva col treno. Sì, dai, vai a prendere i biglietti. La 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 la. Correte, dobbiamo arrivare fino a Milano 9, sennò prendiamo il treno. La 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 la. Ah, finalmente è cominciata la vacanza. Non vedo l'ora di andare in spiaggia. Dai, ci sono solo 8 fermate tra noi e la vita della persona di più. La 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 la. Ah, ah, arci addosso. Aria, ma dove stiamo? Come dove stiamo? Hai visto i biglietti? Stiamo lì, arci addosso. Arci? Ma dove cazzo l'hai portato? Mi sa che ho sbagliato a leggere il biglietto. È il binario 6, non il 9. Vabbè, però, su, non drammatizzate. Poi, senti il nome, arci addosso. Sì, e tu cominci a fare un'arci corsa, che se te becco ti faccio un'arci. Della città
prato in via. Ma che bella storia. Solo che non ho capito bene. Che cos'è questo viaggio? Il viaggio è quando parti da qui e arrivare lì. Oh, solo che non ho capito bene. Che cos'è lì? Lì è tutto ciò che non è qui. Tutto ciò che è lontano. Tutto ciò che è diverso! Ah! Oddio, ma hai sentito qualcosa? Chi c'è? Chi c'è? No, nessuno! Siamo solo noi! Ah, yeah. Chi altro dovrebbe esserci? Vedi, è vietato parlare del diverso. Vedi? Perché se cominci a conoscere il diverso, poi potresti esplorare. Davvero? Vedi, esplorare è pericolosissimo, perché se cominci a esplorare poi non ti fermi più e potresti conoscere. Ah, ma non si può conoscere. Conoscere è vitale. Conoscere è cattivo. Chi? Che ha usato pronunciare le parole viaggio? Lì, esplorato, conoscere! Voi, che cosa state facendo? Avete violato le leggi più importanti della nostra Costituzione. Adesso dovete subire un processo e nessuno, dico nessuno, potrà fare. Fermi tutti! Sono un avvocato! Cosa è successo? Questi due stavano tramando contro l'articolo 14. Ma è gravissimo! Hanno cercato di leggere. Hanno parlato del diverso. Hanno conosciuto! Ma allora mi state dicendo che loro hanno violato l'articolo 7 della Costituzione! L'articolo 7 che? Esiste l'articolo 7 che? Ma sì, l'articolo 7 è quello importante! È estremamente importante! In quanto impone il divieto assoluto di incuriosirsi, ma soprattutto di leggere. Di leggere! E quindi, testimoni, da quanto mi avete raccontato, non hanno solo violato l'articolo 7, ma anche l'articolo 14? No, il 14 proprio no! Gente, l'articolo 14 che impone il divieto assoluto di capire. Ma, signori giurati, sembrava troppo bello che avessero violato solo questi due, in quanto hanno anche ignorato. Violato, vi dico! Violato! L'articolo 1 della Costituzione sgrammaticata e agrammaticale, che impone il nostro regime. Ebbene, accusati, cosa avete da dire a vostra discolpa? Ma io veramente ho iniziato a leggere e non sono più riuscita a fermarmi. Ma come si fa a resistere a Eolo il controllore? Senza di lui i ragazzi non avrebbero mai preso il treno per Lisbona. E Tiresia? Sì, Tiresia! Se non ci fosse stato lui a illuminare quei due croci che volevano vedere il Papa. E poi quello scemo di Lodofago che pensava di essere un principe per salvare Nausicaa. Ma vogliamo parlare della macchina? Calipso e la madre poverina, sempre appresso a quella figlia che pensa solo a una cosa. E poi? Quanto ha riso per Scilla e Caribdi nel bagno dell'aeroporto. Cioè, c'era Scilla con le sue fauci pronta a sbranare Caribdi, tutta presa lei a eliminare quel suo vortice. Vabbè, e le sirene? Tutte agitate per quel loro viaggio! Che poi comunque sono sempre affamate di carne fresca. Sì.
per raggiungerla. Ragazzi di Albano Laziale. Passiamo a conoscerli uno ad uno. Giulia, Ludovica Anna, Lucrezia, Tommaso, Simona, Sara, Alessandro, Sara, Martina, Giorgia Pellicciotti, Lorenzo, Eleonora, Castello Giorgia, Giuditta, Diana, Nicole, Arianna, Luna, Elisa, Sonia. Un ringraziamento anche all'insegnante, alla professoressa Gabriella Sergi e all'operatore esterno Sonia Ferrarotti. E vi consegniamo questo attestato di partecipazione che vi viene rilasciato dal premio del Teatro Stabile di Grosseto. Grazie a tutti.